Buongiorno a tutti e benvenuti in questa 21esima Domenica del Tempo Ordinario. Con questa domenica concludiamo col Vangelo di oggi la lettura del capitolo 6, questo grande cammino compiuto insieme al Vangelista Giovanni nell'approfondimento della parola di Dio su Gesù che si fa pane di vita per noi. Una scelta, quella della nostra liturgia, che ci ha aiutato a approfondire, a comprendere in maniera più profonda come cosa rappresenta Gesù nel nostro quotidiano e come nutrirsi di Lui attraverso il sacramento dell'Eucaristia. Da domenica prossima ricominceremo ad ascoltare il Vangelo di Marco e a proseguire il nostro cammino con Lui. Ascoltiamo il Vangelo di questa domenica. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Ecco che in questo brano che abbiamo appena ascoltato ci colpisce il modo con cui, la reazione con cui viene accolta la parola del Signore. Queste parole sono dure, ma non per la fatica o per la difficoltà, ma per il progetto di vita a cui ci chiamano. È bello ascoltare la concretezza del Vangelo. Il Vangelo non ci racconta una bella storia a lieto fine con cose semplici e sempre facili. Ci vuole essere concreto e molto diretto e parlare alla nostra vita. Ecco che allora presenta quello che è la reazione a questo progetto che Gesù ci ha mostrato in questo passo del Vangelo di Giovanni. Parole dure perché non è semplice accogliere queste parole nella propria vita, cioè mettere da parte tutti i nostri interessi, tutti i nostri progetti per far sì che sia il suo progetto, sia il suo esempio, siano le sue parole a vivere nel nostro cuore, a guidare la nostra vita. E molti tra i discepoli che lo stavano seguendo rinunciano e se ne vanno. Ecco che questo è un segno che ancora oggi è vero. Non è facile per noi quello di intraprendere questo cammino e farlo diventare un progetto di vita. Implica il desiderio di rimanere con Lui, che deve essere coltivato, che deve essere un progetto vivo nella quotidianità, un progetto che ha bisogno di familiarità, un progetto che deve diventare qualcosa che noi viviamo e percorriamo tutti i giorni della nostra vita. Troviamo lo spazio per farlo entrare e trasformare un poco alla volta quelle che sono le nostre abitudini, quelle che sono le nostre intenzioni. Quello a cui ci invita Gesù è proprio di entrare e scoprire questo desiderio di incontrarlo nella sua carne, nel suo sangue, di incontrarlo nella vita vera. È bello ascoltare in questo senso, rileggere le parole di Paolo nella lettera agli Efesini che ci ha proposta questa domenica in questo senso. Quel Cristo sposo e a quella
quella chiesa sposa che vivono con intensità il loro amore e si cercano, ma è un ricercarsi per donarsi l'un l'altro, un desiderio che ci porta al Signore non semplicemente per ascoltarlo, ma per fare la sua volontà, per far diventare nostre quelle sue parole, per incarnare nel nostro quotidiano quello che ci ha portato, quella parola che il Signore ci ha offerto. E allora è bello pensare, come scrive Paolo, che questo amore è mistero grande. Mistero grande che non vuol dire che è un qualcosa di incomprensibile, ma che è un qualcosa che va oltre noi stessi, capace di trasformare il mondo, capace di rendere il mondo qualcosa di diverso. Pensiamo in questo senso a come cambia la realtà che ci circonda quando incontriamo delle persone che si amano veramente, quando incontriamo delle coppie che sono realmente innamorate, che sono capaci di camminare insieme in una vita magari fatta di fatiche, fatte difficoltà, ma donandosi l'un l'altro. E ancora più bello quando queste coppie che incontriamo sono capaci di aprirsi alla comunità in questi servizi, capaci di essere testimoni veri di questo amore che trasforma la nostra quotidianità. Io penso spesso a come le nostre piccole comunità della nostra diocesi siano abitate da tante di queste coppie, è un qualcosa di molto, molto diffuso e che spesso non valorizziamo abbastanza. Quante persone si dedicano alle nostre comunità, a gesti semplici, all'avere cura delle nostre chiese, a avere cura di quelle persone che magari sono un po' più ai margini, a quell'andare incontro a quelle persone che magari nella malattia sono isolate, a quella capacità e attenzione, soprattutto quando le comunità sono piccole, a tutti, a coloro che magari attraversano anche dei momenti faticosi. E come questi segni, quando vi sono vissuti nel segno dell'amore di Dio per noi, sono capaci di darci gioia, di trasformare la nostra vita, di toglierci dalle nostre fatiche e di farci sperare, di farci assaporare quell'incontro con un Dio che ci ama e ci vuole con sé in questo desiderio d'amore. È bello vedere come si chiude questo Vangelo. Di fronte a questa delusione, a questa fatica, a questo arrendersi di alcuni discepoli, ci sono le parole di Pietro. Giovanni in questo è capace di condurci attraverso queste narrazioni a cogliere quanto la grandezza di questo incontro con Dio. Come per il discepolo Tommaso, quando incontrerà Gesù dopo la resurrezione, anche qui Pietro ci mostra come ha compreso l'importanza di stare col Signore. Ha compreso che solo Lui ha parole di vita eterna, cioè ha quelle parole capaci di introdurci in una vita nuova, una vita per l'eternità. Ed è bello soffermarci proprio su questa figura, su questa affermazione, per comprendere quanto è profonda la fede a cui siamo chiamati, ma anche quanto è profondo il desiderio d'amore in cui siamo chiamati a immergerci per vivere una vita trasformata nel segno del Signore. Buona domenica a tutti!